Nella puntata precedente abbiamo raccontato le vicende di Salvini in Emilia-Romagna, regione che si cimentava ad eleggere un nuovo presidente di regione. Il segretario della Lega ha lavorato duramente assieme alla candidata Lucia Borgonzoni per mettere fine all'egemonia del PD nel territorio, senza riuscirci. A mettergli il bastone tra le ruote non è stato il presidente uscente Bonaccini, ma la forza giovanile delle Sardine, che con il loro messaggio di unità, solidarietà e responsabilità sono riusciti a mobilitare l'elettorato verso le strade e verso le urne. La sconfitta si rivelò un altro tassello, uno dei tanti, ma tra i più grandi, per l'inizio della fine di Salvini, che piano piano perdeva consensi. Tra il 2019 e il 2021 ci sono stati vari episodi in cui Salvini è apparso inadatto e alquanto stupido agli occhi degli elettori. Ve ne elencherò qualcuno fra poco. All'inizio volevo farci un episodio ciascuno, ma non tutti si apprestavano a un format documentaristico, perché sono o troppo brevi o semplicemente irrilevanti a livello politico e storico. Prima di farvi la lista, vi chiedo di iscrivervi al canale se siete nuovi e di mettere mi piace. Se vi sentite generosi, pensate anche di abbonarvi al mio Subscribestar. Se riuscissimo ad arrivare al goal di 10 Patreon, sarei in grado di fare più video e magari con qualità più alta. Quindi vedetelo anche come un investimento. Ora partiamo con la sigla. Cago nel salotto. Ma i fantastici quattro. Sfido su Fortnite. Fortnite. Michael mi dice strozzati con il braccio. Che pensiero carino. Che pensiero carino. Pippi cocaina? No, diavolo. Qualcuno arriva e scrive ricchione. Voglia di drogarsi? Vuoi farti del male? Fatelo, ma non rompere le palle, vai su un'altra parte. Pace. Maria, legalizza l'erba. Salvini contro la Nutella. Quando la Ferrero fu messa a rogo nel 2018 e anche prima per l'uso spropositato dell'olio di palma nei loro prodotti, per motivi etici e ambientali, Salvini fece molti post in difesa dei loro prodotti, in particolare la Nutella per difendere il Made in Italy. A fine 2019 però Salvini scoprì che le nocciole usate dalla Ferrero per la produzione della crema provenivano dalla Turchia, cosa che fece fare dietro il fronte al segretario. Quando gli fu chiesto il motivo del boicottaggio verso la crema più amata degli italiani, lui rispose: la Nutella? Ma lo sa signora che ho cambiato? Perché ho scoperto che la Nutella usa nocciole turche e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani. Preferisco mangiare italiano, aiutare gli agricoltori italiani. Faccio nome e cognome. Nel mezzo della pandemia, Meloni e Salvini iniziarono a spargere la voce sui social, facendo molteplici post al riguardo, che il governo avesse aderito di nascosto nel cuore della notte al meccanismo europeo di stabilità, anche detto MES, un'organizzazione internazionale attiva soprattutto a livello europeo che forniva prestiti a stati membri in difficoltà. Il MES, essendo una cosa europea, secondo i sovranisti, va applicata questa formula matematica. UE uguale BC. UE sta per Unione Europea, BC non sta per Banca Centrale ma per brutto e cattivo. Salvini disse che la sinistra aveva tradito l'Italia avendo venduto parte della loro sovranità economica ai globalisti. Il giorno dopo il presidente Giuseppe Conte, durante il suo discorso giornaliero agli italiani su Facebook, rispose alle menzogne direttamente senza mezzi termini. Mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni. Alcuni fatti. Il MES esiste dal 2012, non è stato istituito ieri, non è stato approvato ieri e non è stato attivato la scorsa notte. Come falsamente, irresponsabilmente è stato dichiarato questa volta, e lo devo dire, devo fare nomi e cognomi, da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo stanno ripetendo dalla scorsa notte per tutte queste ore. Non è assolutamente così. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Questo governo guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza. Dopo questa ustione mediatica, Salvini iniziò a fare la vittima sui social. Solo questa pagliacciata gli costò intere unità percentuali nel corso di qualche settimana.
Clockhart Gate. Il giorno di Natale Salvini si è unito ai volontari dei City Angels per donare cibo ai senza tetto. Era accompagnato da una collaboratrice responsabile della sede di Milano, Daniela Iavarone, e il social media manager della Lega, Luca Morisi. I tre si sono diretti nelle rispettive case delle persone in difficoltà e hanno distribuito viveri anche ad alcuni Clockhart. Tra le persone a cui si sono rivolte, facendo anche varie foto, c'è stata una signora straniera, solo che quella signora di origine etiope non era una Clockhart, ma una semplice inquilina dello stabile dove il capitano si era recato. Il figlio dell'anziana, Miki Tibello, ha successivamente denunciato l'accaduto su Facebook, scrivendo: "Quel genio del male di Morisi ha fatto una foto del suo capitano con mia madre nel nostro cortile mentre gli donava un regalo offerto da altri. Vi ricordo che mia madre non è una Clockhart che vive in mezzo alla strada, ma in quanto nera è utile alla loro propaganda buonista." Il presidente del gruppo Mario Furlan, che non era stato informato della presenza dell'ex ministro, prese immediatamente le distanze e Iavarone si dimise immediatamente per aver aiutato il politico a mettere in piedi la messa in scena. Cosa interessante di questa vicenda è che Tibello, nel suo tweet, non deride solo Salvini, ma anche Morisi, che definisce genio del male. Raramente un social media manager cade sotto i riflettori della cronaca politica, infatti spesso e volentieri sono coloro che li muovono, ma Morisi è diverso, perché non è solo un portavoce, ma anche un innovatore e una vera e propria forza della natura che ha portato alla popolarità Salvini. Digital philosopher si definisce lui, domatore di consensi lo chiamano i suoi estimatori. Morisi è un guru di comunicazione dei nuovi media e ideatore della cosiddetta bestia, la macchina propagandistica della Lega che pompa le piattaforme di grafiche, pensieri e manifesti capaci di raggiungere le feed di milioni di utenti e cambiare l'opinione pubblica. La bestia diffamava, odiava, attaccava e soprattutto portava voti e engagement per il capitano. Secondo il giornalista di Open, Felice Florio, Morisi ha allevato un software collaborativo per l'automatizzazione delle attività di propaganda sui social, ha addomesticato un team di una quarantina di persone pagate per intercettare i sentimenti della rete, influenzare le interazioni degli utenti e fomentare la loro emotività. La bestia esiste, si vede, incalza il web a ogni ora del giorno, tutti i giorni della settimana, con tecniche di persuasione apparentemente banali, annunci delle apparizioni salviniane in TV, collage di foto semplici, sovrapposizione di slogan brevi, tanto impattanti quanto basic dal punto di vista grafico, e ancora frasi di derisione dell'avversario politico, scatti della quotidianità del segretario per farlo sembrare un utente italiano medio che mangia pane e Nutella, carezza i gatti e manda agli amici il buongiornissimo caffè. Una bestia, solo apparentemente, a due facce, che si scaglia contro l'immigrato sul barcone o le minoranze sessuali e si congratula con il cane bannino che ha salvato il natante in Riviera. Salvini e Morisi affiancavano contenuti condivisibili a propaganda, mettendole sullo stesso piano e rendendole quindi molto più digeribili. Il viaggio dei due si concluse nell'agosto 2021, quando Morisi fu costretto a dimettersi a causa delle controversie nate da un incidente piuttosto particolare. È la sera del 14 agosto 2021. Morisi si ritira nel suo appartamento a Verona assieme a un altro uomo. Passa qualche quarto d'ora e sentono bussare alla porta. Sono due ragazzi, modelli freelance di origine rumena. Il pretesto è evidente. Da lì a poco il tutto degenera in un festino dove i presenti abusano di alcol, droga e, diciamo, salsicce e ciambelle per restare monetizzati. Nel cuore della notte, a un certo punto, uno dei giovani ha un attacco di panico e corre via di casa strillando mentre l'amico lo seguiva cercando di calmarlo. I vicini, spaventati dalle urla, chiamano le forze dell'ordine, che fermano i due modelli per fargli qualche domanda. A un certo punto li perquisiscono e trovano del GHB, una forma di estasi liquida anche conosciuta come la droga dello stupro. I due dichiararono che la bottiglietta contenente la sostanza non era loro, ma che gli era stata data da Morisi. Da lì a poco la polizia entrerà anche nell'appartamento del guru, dove gli agenti troveranno anche alcuni grammi di cocaina. La procura di Verona apre un fascicolo con l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti e iscrive Morisi nel registro degli indagati. Morisi lascia i suoi incarichi, anche quello di capo della comunicazione, alla fine dello stesso mese. A distanza di poche settimane l'inchiesta finisce sulla stampa, durante il periodo delicatissimo delle elezioni amministrative, dove la destra sta perdendo su quasi tutti i fronti. Morisi dichiarerà questo ai media nazionali: "Chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Matteo
Salvini e a tutta la comunità della Lega. Ho rassegnato il 1° settembre le dimissioni dai miei ruoli all'interno del partito. È un momento molto doloroso della mia vita, rivela fragilità esistenziali irrisolte a cui ho la necessità di dedicare tutto il tempo possibile nel prossimo futuro, contando sul sostegno e sull'affetto delle persone che mi sono più vicine. Non si capisce se l'errore è stato quello di avere rapporti sessuali con altri uomini o fare abuso di sostanze. Io penso entrambi, ma fanno più leva sul secondo, perché tra i due forse è il più perdonabile agli occhi dei leghisti? Non saprei. Le interpretazioni sono soggettive e credo anche che la dichiarazione sia volutamente vaga. La parte di questa storia che fa pensare che l'orientamento sessuale di Morisi non fosse l'aspetto più controverso di questa faccenda deriva dalle parole di Simone Pillon, senatore leghista famoso per le sue posizioni estremamente conservatrici. In un'intervista sul giornale Il Foglio, il parlamentare ha parlato di come secondo lui Morisi fosse responsabile di un ostracismo nei suoi confronti, tutto interno alla Lega, per le sue posizioni contro l'omosessualità, e che fosse risaputo che il collaboratore, assieme a dozzine di altri membri di partito, fossero membri LGBTQ. I gay del mio partito li conosco tutti, tra Camera e Senato non bastano due mani per contarli. Niente di personale, ci mancherebbe, ognuno vive come vuole, basta saperlo, questo sì. Luca decideva tutto, diceva chi andava in televisione e chi no, sceglieva i contenuti, non mi mandava mai in TV, ma io ho i miei canali. La vicenda è una brutta notizia per l'uomo e pregherò per lui, nonostante la guerra che mi ha fatto sempre, ma magari è una bella notizia per la Lega. Ma qui la domanda sorge spontanea: se così tanti leghisti sono dell'altra sponda, allora perché non appoggiano le leggi e i decreti che garantiscono i diritti civili e la libertà personale di tutti a prescindere dalla loro identità? Ci potrebbero essere migliaia di risposte a questa domanda: insicurezza, rifiuto di fare il coming out, aspettative e pressioni sociali e culturali, ma anche paura di perdere l'elettorato, cose che hanno un loro senso ma che appaiono comunque ingiuste agli occhi di coloro che si sono dichiarati e che vengono discriminati perché dei parlamentari non hanno le palle di fare lo stesso. È una situazione molto complicata e sarei curioso di sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Ma in tutto questo, cosa avrà mai detto Salvini? Beh, il segretario scrisse questo sui social quando la storia è arrivata sui media nazionali: quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui e di brutto, ma poi allunghi la mano per aiutarlo a rialzarsi. Penso che qui sia più evidente che Salvini parli della droga, ma non escludo altre interpretazioni. Dopo qualche settimana Salvini ha iniziato a dare la colpa dell'accaduto alla magistratura di sinistra, soprattutto quando la difesa di Morisi dichiarò che la boccetta di droga non fosse di proprietà del guru dei media. In prospettiva di una possibile archiviazione del caso a metà dicembre 2021, Salvini annunciò in diretta sul programma di Massimo Giletti sulla 7 che se Morisi volesse tornare a lavorare con lui, le porte di partito sarebbero aperte e spalancate. Secondo alcuni rumor raccolti dal Fatto Quotidiano, Morisi nei prossimi giorni potrebbe riprendere un ruolo ufficiale nella Lega come consigliere della comunicazione, una posizione da cui potrebbe gestire le prossime campagne elettorali e dare una mano a Salvini, i cui numeri sui social sono in crollo verticale da quando l'ideatore della bestia non è più al suo fianco. Per avere un dato di confronto, nei primi 6 mesi del 2021, quando Morisi era ancora sulla cresta dell'onda, la pagina di Salvini era largamente in testa alla classifica Facebook delle interazioni, 56 milioni contro le 33 di Giorgia Meloni e i 17 di Giuseppe Conte. Anche la Lega, del cui profilo si occupava il team di Morisi, volava con 12 milioni di interazioni, crollati a 4 milioni. Il confronto con gli ultimi 5 mesi del 2020 è ancora più impressionante. Matteo Salvini aveva accumulato quasi 70 milioni di interazioni, cioè il quadruplo dello stesso periodo del 2021, totalizzando da solo più della somma dei successivi 3 in classifica, ovvero Giorgia Meloni, Giuseppe Conte e Gianluigi Paragone. Non è ancora chiaro se l'incantesimo dell'engagement di Morisi farà il suo ritorno in occasione delle prossime elezioni, ma sembra che il team social di Fratelli d'Italia abbia imparato molto dalla sua attività e presto potrebbe creare una bestia propria. Non possiamo fare altro che aspettare. Cosa c'è da trarre da questa storia? Per cominciare, che non è sempre colpa di Salvini se fa minchiate, ma anche colpa di Morisi. Inoltre, non dobbiamo mai sottovalutare il potere e l'impatto dei nuovi media. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi di mettere mi piace, iscrivervi, commentare e sostenermi su Subscribestar. Ci vediamo al prossimo video.